stessa è Amazing in Motion. E quindi per me quel motion era una specie di ballo meraviglioso. Questo spiega anche il valzer. Ecco, spiego con dettaglio perché i sette valzer. Il valzer, nato alla fine del XVIII secolo, è il primo ballo veramente strutturato in cui però un uomo e una donna possono finalmente abbracciarsi. Perché fino ad allora tutti i balli erano balli in cui bisognava mantenere una distanza, c'era un codice comportamentale da rispettare. Adesso no, finalmente c'è il contatto fra i corpi. E sappiamo bene che dal contatto nascono tante cose, prima di tutte la vita. Milano è pronta per ospitare Expo 2014, secondo lei? Io lo spero, nel senso, sono tutte persone che conosco e cui voglio molto bene, quelle che se ne stanno occupando. Io spero che siano pronti e devo dirti che vado spesso a Torino, quindi col treno, con l'alta velocità, passi accanto al sito di Expo. Io vedo terra in movimento e ruspe, e siamo ad un anno, quindi auguro tutto il meglio, spero che la grande, no, capacità degli italiani di venire a capo delle cose, anche questa volta non si smentisca. Devo dire che l'abbiamo vinto nel 2008, sono passati 6 anni, le ruspe sono lì ora, a dissodare terreno.